va condita col sale, i suoi aromi sopra proprio, con un po' di vino ci mettiamo, e poi va lasciata circa 20 giorni, poi dipende anche dalla pezzatura, più grande o più piccola. E dico secco perché? Perché ormai la bresaola che si trova è tutta industriale, industriale e siringata con acqua e addensanti in modo che rimangano dentro. Poi quando si mangia la bresaola, si questa bresaola gommosa, dopo un quarto d'ora che c'è in bocca, si no, dice no. Cos'è sta roba che non capisco. Invece questa qua è totalmente diversa e asciutta. E dopo ho portato una mortadella di mia creazione con il radicchio tardivo di Treviso, che nel produrre mi vengono queste idee e poi le esprimo in questo modo, insomma, ecco. E dopodiché avete trovato nel tavolo un piattino con dei sfilacci di cavallo che sono conditi naturalmente sempre a secco e affumicati a legna naturale, non con liquidi come si usa ormai nell'industria e via, affumicati a naturale con legno di faggio. Dopodiché trovate la lingua semistrata, che io la vendo già sottovuoto, confezionata in negozio, che è già pronta, non serve cucinarla, non serve niente. Dopodiché abbiamo la... La bresaola. Il salame ho portato una schiacciata piccante per cambiare.